Buongiorno a tutti. Oggi è un giorno particolare, non so se lo sapete, ma è il 4 maggio. Il 4 maggio, diciamo, nel manga, è il compleanno di Conan Shinichi. E quindi, niente, insomma, mi sentivo in dovere di fare questo video anche solo perché insomma è una data particolare. Sono solo due compleanni che ufficialmente vengono rivelati, scusate. Quello di Shinichi il 4 maggio e quello di Kaito Kid, che è il 21 giugno. Poi c'è una teoria che dice che nel web quello di Eiji è il 15 luglio. Poi sappiamo che c'è chi dice che quello di Rana è il 10 maggio, però mi sembra che quelli ufficiali siano solo i primi due. Ah, e poi sappiamo che Eri sicuramente, Eri Kisa, che è nata a ottobre sicuramente, da come si evince da un caso, ma comunque. Però non sono qui per questo. Due cose oggi. Una, i primi spoiler del File 1012, di cui però sappiamo ben poco, e un'altra, dopo ci arriviamo. Allora, per quanto riguarda il file 1012, sono arrivati i primi spoiler, come già avevo detto. Scopriamo il perché del faccia a faccia Akai Amuro. Si vede Akai che entra, Amuro che entra in casa di Akai, e Amuro dice di aver scoperto Akai, di aver scoperto il suo travestimento da Subaru Ohiya. E Amuro poi dice di sapere che stava cercando informazioni su Shinichi Kudo. Inoltre, inoltre, cosa volevo dire? Me lo sono perso. Niente, e Akai poi dopo capisce che, insomma, ammette aver capito che Amuro aveva fatto una copia delle chiavi per entrare in casa di Shinichi, che sarebbe la casa dove abita Akai ora. E come abbiamo già detto del discorso delle chiavi, nei casi precedenti, che quando Amuro si era dimenticato il cellulare, il discorso delle chiavi, eccetera, eccetera. Ha fatto come per riuscire ad entrare in casa. Però nel momento in cui Amuro sta per sparare a Kai perché ha scoperto troppe cose, arrivano Yusaku Kudo e sua moglie, che gli offrono allegramente un tè. E qui finisce tutto. Non ho idea ancora di che cosa voglia dire questo ingresso, ma lo scopriremo prossima settimana. Non dico altro perché non saprei proprio cosa. Non mi sembra il momento adatto per fare previsioni, non saprei cosa dire. Ma la cosa che voglio dire oggi è una teoria che ho letto nei giorni scorsi sul web, che riguarda Akemi Miyano. Perché a quanto pare, cioè, ci sono diverse persone che credono che possa essere ancora viva. Riguardando l'episodio La rapina in banca, si vede che le spara all'addome, in effetti. Quindi certa gente ipotizza che Akai possa aver, in qualche modo, possa averle consigliato di fingere la sua morte. Allora, e qua sono un po' spaccati in due. C'è chi pensa che possa veramente essere ancora viva. Questo soprattutto per il fatto della frase che Akai ha detto ad Ai: sei prevedibile come tua sorella. E invece c'è chi pensa che non può, cioè che questa morte, cioè questa finta morte, non avrebbe senso perché Akemi è un personaggio speciale proprio in quanto appartiene al passato, e che quindi ha fatto, cioè, non avrebbe assolutamente lo stesso ruolo se non fosse morta. E io dico che, e poi c'è sempre questa seconda schiera, pensano che non avrebbe, cioè non avrebbe proprio senso, il manga salterebbe, sarebbe una forzatura farla tornare viva.
Io non penso francamente che sia una forzatura. Perché comunque sia, abbiamo visto anche il fatto, anche lo stesso Rene Karasumaru, se effettivamente è il boss, come sembra che sia, alla fine è sempre rimasto, a meno che non si sia travestito un altro personaggio, è sempre rimasto nell'ombra, è sempre stato creduto morto e in qualche modo ha pilotato l'organizzazione. Perché Akemi si sarebbe dovuta nascondere? Perché Ai si sarebbe dovuta scappare avrebbe rischiato così tante volte di essere messa a tacere all'organizzazione? Questo non lo so. Chiaramente, se fosse stata viva Akemi, se fosse viva Akemi, avrebbe fatto meglio chiaramente a avvertire in qualche modo la sorella per non farle correre tutti questi rischi. Però io credo che, cioè, se veramente fosse viva, e ora vi dico anche sotto quali sembianze, come questa gente pensa, sarebbe qualcosa di incredibile. Cioè, se riuscisse veramente Gosho a dare qualcosa di compiuto in tutto ciò, sarebbe veramente qualcosa di pazzesco, ancora meglio rispetto a Karasumaru. Sì, in effetti Conan è rimasta con lei fino all'arrivo della polizia, quindi è difficile ipotizzare che sia ancora viva. Però non lo escludo del tutto, perché Gosho ha parlato di finale felice per Ai. Ora, a cosa si riferisse, questo chiaramente è da vedere. Magari poteva essere un finale un finale, non lo so, in cui corona, diciamo, uno dei suoi sogni, ma chiaramente quello di riabbracciare la sorella sarebbe qualcosa di certamente un lieto fine perfetto. Anche se io, come ho già detto in un video passato, non escludo che il finale di Detective Conan possa nascondere almeno una perdita, non possa finire tutto liscio. Quindi una morte di Aio ci ho pensato, anche se Gosho parla di un finale a lieto fine, magari si potrebbe, non lo so, un ultimo tentativo di distruggere l'organizzazione, si potrebbe trovare faccia a faccia col boss e non lo so, e si potrebbero sparare a vicenda, per esempio, ecco. Comunque, se effettivamente Akemi fosse viva, sotto quale spoglio si sarebbe potuto nascondere e quale ipotesi c'è e fila, che è quella di Rumi Uakasa. Cioè, Akemi Miyano è Rumi Uakasa, secondo alcuni. Perché? Sicuramente se fosse ancora viva sarebbe il personaggio più papabile per essere Akemi Miyano. E questo per fondamentalmente due motivi. Uno molto abbastanza, cioè uno rivelato e uno che aggiungo io è il fatto che lei, Akemi, abbiamo visto, scusate, Rumi, abbiamo visto che ha la lista delle persone a cui è stata somministrata la PTX, e questo comunque fa sì che possa essere considerata, cioè un membro dell'organizzazione, comunque sia, ne avevamo parlato che solo un membro dell'organizzazione poteva avere accesso a quella lista, ma Akemi effettivamente lo era. Quindi, se Akemi fosse Rumi, ci starebbe tranquillamente di aver avuto accesso a quella lista. Anche se io credo che, come vi ho già detto, che Rumi Uakasa molto probabilmente non sia Rum, ma sia la guardia del corpo che ha ucciso 17 anni fa Anera Koji, secondo alcuni, o secondo me non l'ha uccisa, ma è scappata per non essere incolpata dal messaggio. È stata uccisa da Rum, secondo me, Aneda Koji. E poi il secondo fatto che porta a pensare che Akemi sia Rum, scusate, che Uakasa sia Akemi, è il fatto che Ai effettivamente la difende. Sembra Ai che ha sempre questa specie di sesto senso, ben riconoscere un membro dell'organizzazione, non
non traspare una, diciamo, non, ahi, non sente in Rumi qualcosa di malvagio, qualcosa di profondo, eppure ahi, ha sempre avuto questo sesto senso. Ma è difficile pensare però che non possa essere una persona malvagia, perché anche quando ordina, quando ci sono quei due delinquenti che li prende ammazzate praticamente, dice è ora di andare all'altro mondo, eppure ahi, non sembra sentire niente di ciò. Cioè sembra quasi veramente che la conosca a fondo. E questo potrebbe essere tranquillamente spiegato. Io ripeto che sarebbe un colpo di scena incredibile, forse il più grande detective Conan. Mi sembra difficile, ma non mi sento di escluderlo. Quindi io però do un 60% a chi dice che non può essere ancora viva e un 40% invece a chi dice che può essere ancora viva e può essere Rumi Wakasa. Fatemi sapere cosa ne pensate. Alla prossima.